Per il distretto piemontese si tratta appunto di rilanciare la sua attività supportando le nostre imprese che sono in gran parte quelle che sono riuscite a sopravvivere meglio alla crisi perché hanno appunto fatto della ricerca e dell'internazionalizzazione i loro punti di forza. Adesso si tratta di non abbandonarle anche in questo periodo in cui apparentemente le cose per loro stanno andando bene, perché bisogna insistere invece nell'aiutarle a cercare nuovi mercati, nello sviluppare nuovi prodotti e soprattutto l'aiuto pubblico qui può essere importante. Sicuramente l'F35 è un programma importante perché porta in Piemonte lavoro e occupazione. Occorrerà valutare bene anche quali sono le conseguenze delle scelte del governo su questi fronti.